i requisiti di personal shopper web riguardano l'attività quotidiana del fare la spesa. La necessità è quella di riuscire da parte dell'utenza privata casalinga a tener traccia di tutte le cose, tutti gli articoli da dover comprare al supermercato, nel negozio dove si va a fare la spesa e avere la possibilità anche di riuscire a compilare ed accedere alla lista da parte di più utenti proprio per riuscire a simulare quella situazione abbastanza comune in cui sono più persone che notano l'assenza di qualche articolo da dover acquistare, ma poi alla fine chi va a fare la spesa è una sola persona e quindi c'è bisogno che in più persone, in più utenti riescono a compilare la lista che poi una persona utilizza per andare a fare la spesa e per appunto smarcare tutto quello che viene acquistato. Dal punto di vista delle funzionalità previste, quindi dal punto di vista anche delle categorie di utenti pensate per questo tipo di attività, oltre all'utenza privata di cui abbiamo già parlato, è sembrato utile anche pensare a un'utenza legata al punto vendita, di modo che ogni responsabile del punto vendita potesse registrare il proprio o i propri punti vendita e avere a disposizione delle funzionalità che permettessero di aumentarne la visibilità e l'attrattiva nei confronti dei clienti. Dal punto di vista invece più legato all'applicazione è stata pensata un'utenza amministrativa che ha la possibilità, oltre di gestire gli utenti registrati sia di tipo privato che di tipo commerciale, quindi legati al punto vendita, anche di amministrare in qualche modo la base di dati che riguarda gli articoli per inserire o cancellare prodotti che sono necessari oppure che non servono più, piuttosto che recepire i prodotti che vengono proposti dagli utenti e inserirli appunto nella base dati centralizzata dei prodotti per dare la possibilità poi a tutte le utenze di fruirne.